I sacerdoti e le autorità si riunirono per decidere di far morire Gesù. Lo fecero legare e lo portarono via per consegnarlo a Pilato. Che c'entro io con costui? Giudicatelo secondo le vostre leggi. Tu lo sai, procuratore, questo Gesù è un uomo che sobbilla il popolo. Sostiene che non si deve pagare il tributo all'imperatore e dice... È questo l'uomo che considerate tanto pericoloso? Sarebbe questo l'uomo che vuole essere re? Avanti, non aver paura. Dunque, i saggi del Sinedrio affermano che predichi false dottrine. Dicono anche che dichiari di essere il re dei giudei. Oh, tu sei il re dei giudei. Se il mio regno fosse di questo mondo, il mio popolo non avrebbe esitato a combattere per cercare di liberarmi. Oh, tu parli di un regno. Allora sei un re. Sì, per questo sono venuto al mondo. Per testimoniare la verità. Ascolta la mia voce. E qual è allora questa verità? Un sognatore, non un criminale. Portatelo via. Fatelo frustare in ricordo della giustizia romana, così forse si sveglierà. I soldati portarono Gesù nel palazzo del governatore, prepararono una corona di rami spinosi e gliela posero in testa. Gli sputarono addosso e gli diedero dei colpi sulla testa. Ve lo porto fuori perché sappiate che non trovo in lui nessun motivo per condannarlo. Ecce homo, guardatelo bene. Cos'hai da dire adesso in tua difesa? Parla! Di qualcosa, non ti rendi conto che ho il potere di salvarti e di farti crocifiggere? Quale non ti fosse dato da chi sta sopra di te. Thank you.
Pasqua. Pilato era sapere. Abba oppure Gesù detto il Cristo. Vogliamo libero Barabba. A morte Gesù. A morte, a morte. Vigilo. A morte. Devo far morire in croce il vostro re. Il nostro re è un Dio solo. Liberatore. Con un gesto di stizza, Pilato concluse. E allora questo vostro Gesù sarà crocifisso. Guardate come tutto il popolo va dietro a te. Ora per voi.